Sabato 12 e domenica 13 ottobre tornano in tutta Italia le giornate Fai d'autunno con l'apertura al pubblico di luoghi e monumenti poco conosciuti e solitamente inaccessibili. Un'importante occasione per scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del paese, offerta dal Fondo per l'Ambiente Italiano, che con il Comune di Napoli ha firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione di iniziative ed attività volte ad ampliare la fruibilità dei siti storici cittadini. Le giornate Fai d'autunno di questa edizione, come nello spirito della missione del FAI, apriranno come sempre bellezze nascoste e inviteranno la cittadinanza attiva a scoprirle, non soltanto per conoscerle ma per diventarne custodi, sentinelle e aiutare in una missione di protezione dei beni collettivi che riguarda tutti noi. Il Comune di Napoli si è anche iscritto al FAI, il FAI annovera tra i suoi associati anche molti comuni italiani che scelgono di sostenere la nostra missione e questo è per noi un segno di grandissima importanza, vicinanza. Per l'occasione sarà aperto al pubblico un percorso inedito a Palazzo San Giacomo, una visita esclusiva condurrà negli ambienti della storica sede municipale, approfondendo storia e simboli dell'edificio fino a raggiungere la sala della Giunta e del Sindaco. Per le giornate FAI è prevista anche l'apertura eccezionale alla sala ipogea della Basilica di San Francesco di Paola, luogo suggestivo tra quelli messi a disposizione dal Comune che rientra nella città sotterranea. Ci saranno due aperture, chiamiamole straordinarie, quindi l'ipogeo, che è la prima volta che si apre al pubblico e che poi diventerà uno dei luoghi espositivi della città, che è gestito dal Comune, e anche Palazzo San Giacomo, che è sì la sede del Comune ma è anche un palazzo storico molto importante e quindi un'occasione significativa per conoscere la casa dei napoletani. Per i prossimi 3 anni la Fondazione ed il Comune collaboreranno alla valorizzazione del grande patrimonio artistico e monumentale della città. Sono previste attività didattiche ed educative che favoriscano la conoscenza e la tutela di questi luoghi ed iniziative di sensibilizzazione sul rispetto ambientale. Abbiamo ovviamente la nostra bellissima Baia di Ieranto, l'unico bene di proprietà del FAI in tutta la Campania. E poi ci sono decine di luoghi nelle 5 province, quindi invito tutti ad andare sul sito giornatefai.it e scegliere la propria visita e soprattutto la preghiera di sottoscrivere la tessera o lasciare una donazione ai banchi delle visite, perché noi viviamo di raccolta fondi e tutto questo è importante e vitale per la nostra missione.